iniziamo con voce tonante, come ha ricevuto il consiglio. La Commissione europea ha proposto di proclamare il 2013 anno europeo dei cittadini per sottolineare il 20° anniversario dell'introduzione della cittadinanza europea nel Trattato di Maastricht. È una buona occasione per condividere alcune riflessioni che riteniamo importanti, proprio perché l'Europa deve rispondere alle assidue interpellanze che la affliggono. Orbene, per affrontare senza indugio l'argomento piuttosto impegnativo, ma che va sempre più facendosi urgente, e prima di porci domande che possano richiedere risposte immediate già dopo il giro di interventi a questa tavola rotonda, presento gli ospiti di questa serata: Pier Virgilio D'Astoli, Presidente del CIME e del Consiglio Italiano del Movimento Europeo, Sissi Gali, redattrice di Galla Italia, Maria Chiara Prodi, fondatrice della Rete Expo, e la conclusione sarà affidata a Michele Consiglio della Presidenza Nazionale delle ACLI, responsabile per le ACLI delle politiche internazionali. E io, Luigi Zanolli, vicepresidente della FAI, Federazione delle ACLI Internazionali, ho l'onore di introdurre questo incontro. Allora, diciamo subito che per noi la cittadinanza attiva significa in primo luogo il coinvolgimento dei cittadini come partecipazione alla vita della loro comunità e quindi alla democrazia in termini di attività e di processi decisionali. Cittadinanza attiva è dunque una cittadinanza basata sullo status legale dei cittadini che contempla tutti gli aspetti della vita in una società democratica, come l'istruzione, la cultura, lo sviluppo sostenibile, la non discriminazione, la partecipazione di tutte le persone alla società nei processi decisionali. Cittadinanza attiva è una cittadinanza che garantisca che tutti i cittadini possano partecipare alla vita della loro comunità e alla definizione delle politiche pubbliche. Cittadinanza attiva è una cittadinanza che garantisca che i cittadini e le organizzazioni della società civile abbiano voce in capitolo nei processi deliberativi e decisionali attraverso l'elezione dei rappresentanti ai vari livelli fino al Parlamento europeo, a partire dalle questioni di governo locale. La Carta dei diritti fondamentali, annunciata a Nizza, deve essere realmente messa in atto in tutte le sue parti e ribadire il principio di residenza, che contiene l'universalità dei diritti di cui tutti i residenti dell'Unione Europea dovrebbero godere ai fini dello stesso trattamento e dello stesso diritto di partecipare alla vita pubblica nella condivisione di valori comuni, come la libertà di associazione in campo politico, in quello sindacale, inteso nel modo di associarsi nella tutela dei propri interessi, soprattutto nel campo del diritto del lavoro, in quello civico per la tutela dei consumatori, dell'ambiente, ma anche per il sostegno al volontariato. La cittadinanza si costruisce e si rende attiva nel condividere i valori, nel progettare insieme, nel fare insieme. Oggi, e cito un passaggio di Antonio Rubisca, oggi per parlare di cittadinanza attiva bisogna affrontare il tema dell'inclusione in una comunità politica allargata nell'era dell'interdipendenza planetaria, dei processi di globalizzazione sia in positivo che in negativo, dei grandi flussi legali e illegali. La sfida è quella dell'armonizzazione della cittadinanza primaria con le cittadinanze complementari. Si parla continuamente di nuovi diritti di cittadinanza, di doppia nazionalità, di profughi, di apolidi, di nomadi,
e questa è una vasta problematica sociale che può essere ricondotta al concetto di cittadino e di cittadinanza. Perché si parla di nuova cittadinanza europea, addirittura planetaria? Perché vogliamo chiedere che la cittadinanza interroghi l'Europa? Sono due domande inevitabili in questo nostro incontro, alle quali vorremmo dare qualche sommessa risposta senza la pretesa di voler sviscerare il problema. Ci vorrebbe ben altro tempo e strumenti ben più complessi e, diciamolo fino in fondo, un ben più profondo atteggiamento di apertura da parte di chi crede di avere gli strumenti idonei a dare tutte le risposte. E pensiamo che per noi, persone di buona volontà, non sia possibile adesso. Sono praticamente due, lo sappiamo, i criteri di acquisizione della cittadinanza da parte di un individuo: quello genetico, lo ius sanguinis, per il quale il figlio di genitori portatori di una cittadinanza appartiene alla stessa cittadinanza, e quello dello ius soli, chi è nato Pinco Pallino ha la cittadinanza di quel luogo. Ma oggi forse non basta. Non dice nulla il fatto di appartenere alla specie persona umana, cioè di essere cittadini perché uomini e donne con pari dignità sociale e dunque con il diritto di avere uguale cittadinanza. Lo chiedo anche perché già ci si domanda se non esista anche uno ius patriae, quello che dovrebbe investire la persona che ha cercato una nuova patria, la quale dovrebbe far attecchire il seme del rispetto e dell'amore per la nuova dimora, un seme che non può germogliare di colpo, ma lentamente, quando la comunità che ti ha accolto è diventata anche tua, quando ti accorgi che è lì che vuoi mettere nuove radici e che con quel popolo vuoi condividere uno stesso destino. Perché se il luogo in cui hai deciso di vivere non è la patria, è solo una terra di passaggio che ti serve per sfruttare provvisoriamente leggi di favore, ma non entra nell'anima, mentre se la amerai ti restituirà amore e benefici. Per ottenere ciò abbiamo bisogno di adottare una strategia culturale ed educativa di più ampio respiro che determini anzitutto una pedagogia della decostruzione sulla ideologia del sangue, in cui si radicano alcune forme perverse di etnicismo, e non vogliamo parlare di razzismo, sull'ideologia del luogo, a cui si collega una concezione provincialistica di patria come terra dei padri, sistema dei confini e delle frontiere, non è quello ius patriae di cui dicevo prima, e che combatte subdolamente lo sforzo di unificazione del nostro pianeta, sull'ideologia della proprietà come possesso esclusivo dei beni, dimenticandone la destinazione universale, sull'ideologia della forza come strumento vincente per la soluzione dei conflitti di ogni genere. Possiamo allora pensare ad iniziative politiche in una prospettiva di effettivo inserimento e di graduale integrazione sociale, condizioni inalienabili per parlare di cittadinanza. Il riconoscimento della rappresentatività all'interno della società, il rispetto delle esigenze culturali, la necessità di favorire l'apprendimento della lingua, la possibilità di partecipare realmente alla vita democratica del paese di adozione attraverso il diritto di voto, almeno sul piano amministrativo. Ma esiste un'Europa in grado di accogliere questa richiesta da parte di cittadini che vogliono una cittadinanza attiva? La domanda può sembrare addirittura paradossale in questi momenti in cui sembrano delinearsi politiche comuni sempre più integrate e farsi più concreto l'esercizio di una cittadinanza europea. Anche perché l'Europa è concepita di volta in volta come un soggetto di civilizzazione in senso culturale, come un'entità politica e socio-economica, come una realtà definita in termini geo-antropologici, risultando così sfuggente ad una definizione di una realtà compiuta, determinata, pur nella sua complessità
e nella sua molteplicità. I popoli dell'Europa, infatti, sono forse uniti davvero da ciò che in apparenza li divide, e cioè proprio le differenze, la molteplicità, le specificità, identità e alterità. Ecco la trama di fondo che caratterizza l'Europa. Ciò che fa l'Europa è questa alterità ininterrotta in seno a questa identità, e proprio attraverso questa alterità essa ha costruito la sua identità. Non è l'identità che si è differenziata, è l'alterità che ha prodotto l'identità culturale, come dice Carnore. L'Europa contemporanea, la nostra Europa, insegue l'idea che nella storia è stata spesso stravolta e degradata di una casa comune, di un locus ideale nel quale i popoli possano ritrovare il loro essere più profondo, l'idea di coappartenenza. Ma nello stesso tempo deve riformulare l'idea di confine come spazio che identifica, ma che al tempo stesso divide. L'idea dello straniero deve riformulare, anche dell'immigrato, come potenziale invasore, come portatore di confusione culturale. L'idea della comunità intesa in modo chiuso, di un'entità organica che basta a se stessa ed è impermeabile ad ogni influenza esterna. Anche l'idea di nazione richiede una vera e propria rifondazione. Di fronte alla concezione della nazione che privilegia il legame di sangue e la comune origine etnica, che sostiene l'idea di un patto, questa è la tradizionale, o che sostiene l'idea di un patto costituzionale, soprattutto dei paesi anglosassoni, di tutti i cittadini, indipendente dalle loro origini etniche, linguistiche, religiose, c'è l'alternativa di un'idea di nazione come comunità di cultura e di stile di vita, potenzialmente aperta a tutti coloro che ne accettino e ne condividano i valori. La patria è una comunità aperta, le memorie si possono condividere, l'identità si può acquistare, chiunque può entrare a far parte a pieno titolo della comunità e della patria comune. Quello che si richiede per la nazione non può forse essere proposto anche per l'Europa, che non pare ancora all'altezza dell'opportunità dell'Europa contemporanea. Lo spazio politico non deve forse avere una continuità passando da un livello di comunità ad un livello di mondialità, indirizzandosi verso la ricerca di soluzioni istituzionali che consentano, come scriveva Robert Musil, di essere abitanti del villaggio ma anche abitanti del mondo. Memoria, identità, appartenenza, comunità, integrazione. Tutto questo ha senso solo in una dimensione dinamica e evolutiva. Lo sfondo etico-politico di questo processo è proprio un modo nuovo di interrogarsi sul differire dell'Europa nel suo interno, di meravigliarsi del molteplice come primo passo per ricordarsi dell'uno. Ma la molteplicità va riconosciuta come diritto anche alle culture altre che si vanno installando nel cuore dell'Europa, comprendendo, oltre alle garanzie delle libertà civili, anche una libertà di civiltà per le comunità culturalmente differenziate. Questa forse è la strada che converte da un'idea di unione europea a quella di unità europea. Concludendo, non possiamo tollerare la debolezza della politica che rende l'Europa, come dice il direttore del Times, James Harding, senza leadership e senza soluzione. Un continente senza visione, senza coraggio, e dunque incapace di offrire ai cittadini traguardi simbolici che possano ricostruire una speranza oltre l'orizzonte preoccupante della fase che stiamo vivendo. È una frase di Ezio Mauro sulla Corriere della Sera. La cittadinanza interroga l'Europa, tocca alla politica, all'establishment europeo, alle cancellerie e alla cultura,
alla classe dirigente europea il dovere di riprendere il coraggio per riunire l'Europa, la politica e i cittadini in un destino condiviso dal continente, in un'idea di forza e di unione. Questa è la mia introduzione, forse un po' lunga, però che vorrebbe aprire ad ogni modo il dibattito, soprattutto con la presenza di Pier Virgilio D'Astoli, di Sissi Gali e di Maria Chiara Prodi, che probabilmente hanno una visione molto più moderna, più giovanile di quanto non sia la cittadinanza vista dalla prima e seconda migrazione in Europa. Io vengo dalla Svizzera, perciò è una esperienza di cittadinanza che si acquisisce ancora con molta fatica, anche perché in Svizzera le cittadinanze sono tre: quella comunale, quella cantonale e quella federale, per cui sono tutti passaggi che coinvolgono la persona per molto tempo prima di poter ottenere la cosiddetta naturalizzazione, brutta parola, perché vuol dire anche, non è peggiore di assimilazione, come veniva detto prima in Svizzera, però è pur sempre un venir meno di una personalità, di una individualità, per assumere un'individualità altra. Allora io vorrei passare la parola a Cavalleria, la passiamo alle signore. Allora, a Maria Chiara Prodi, che è fondatrice della rete Expo, e la prima di spiegare da giovane che cos'è questa nuova rete Expo. Credo sia nuova. Ma siamo nati nel 2008. Allora, piccola presentazione, sono in Francia da 10 anni e la realtà di cittadinanza attiva mi tocca da vicino per diverse ragioni, nel senso che sono responsabile di Libera in Francia. Ho creato questa rete Expo e faccio anche parte della consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo e del forum delle associazioni italiane in Francia. Quindi diciamo che tra le cose che mi interessano di più ci sono proprio le questioni diciamo del confronto tra le migrazioni e quelle recenti, e un po' diciamo la voglia di cercare di capire come ci si incontra tra varie identità diverse. Abbiamo avuto modo di parlare con Sissi prima e tra l'altro ci arriveremo poi anche il dialogo tra noi che partiamo e le seconde generazioni in Italia è particolarmente interessante. La rete Expo è nata nel 2008, è nata che più dal basso di così non è proprio possibile, nel senso che siamo in tre fratelli, tutti e tre immigrati in maniera assolutamente molto naturale dopo gli studi un po' più avanti. E diciamo che tutte le volte che tornavamo a Bologna a Natale organizzavamo una festa di Natale e alla terza festa avevamo già capito che la maggior parte dei nostri amici erano tutti partiti, tanto che avevamo messo la mappa per mettere le bandierine. E questa cosa ci aveva un po', insomma, turbato, nel senso, un conto era un po' strano che noi in tre fratelli su tre fossimo partiti in giro per il mondo, però quando cominci a vedere che anche tutti i tuoi amici delle medie, del liceo, del conservatorio, dell'università erano tutti sparsi, mi detto, no, vabbè, non è più un fenomeno, come dire, marginale. Questi erano gli anni, insomma, diciamo, dal 2004 al 2007. E quindi nel 2008 mi ha detto di fare questa proposta di, insomma, prima della tradizionale festa, che comunque è sacra, fare magari una giornata in cui ci si poneva qualche domanda. E la fortuna ha voluto che grazie ad altre attività associative bolognesi fosse venuta a conoscenza di questa tecnica che si chiama Open Space Technology, che invito a usare tutti perché è fantastica, che è basata sul concetto del fatto che le cose più interessanti ai convegni ci si dice nella pausa caffè, che non sarà assolutamente il caso del nostro convegno stasera, ovviamente, però segnalava il fatto che tante volte ci sono degli argomenti che vengono prestabiliti e non sempre gli argomenti prestabiliti sono proprio più interessanti per le persone che partecipano. Invece questa tecnica dice inventatevi una domanda, invitate le persone e poi saranno le persone a trovare le risposte a questa domanda. La nostra domanda nel 2008 fu: e se tornassi a Bologna? Cosa vorrei trovare? Su cosa vorrei lavorare? Ed
è successa una cosa abbastanza divertente, nel senso che per la maggior parte della giornata mi sono ritrovata a mio malgrado a gestire un gruppo di autoaiuto, nel senso che era la prima volta che tutti questi ragazzi, molti dei quali con i PhD eccetera eccetera, si trovavano assolutamente nudo rispetto al fatto di aver fatto una scelta di emigrazione. Allora, discutevamo prima con Luigi, ma anche le prime emigrazioni non facevano una scelta definitiva. E quindi qual è la cosa che è cambiata da allora rispetto ad oggi, no? E forse ci sono per me due aspetti. Uno è la mobilità e l'altro è la collettività. Cioè mi sono fatta, da una parte insomma è andato di fatto, analizzando anche appunto queste mie comunità di riferimento, questa ultima emigrazione, non parte, all'eccezione mia probabilmente, sono andata a Parigi e mi sono rimasta, però non ha una città di approdo, ha diverse città in cui si transita per un periodo che varia secondo le esigenze lavorative. E il secondo punto non è più collettiva, nel senso che ciascuno parte proprio perché magari anche il livello di istruzione è diverso, il livello di aspettativa rispetto al posto di lavoro è diverso, ognuno parte un po' col proprio sogno individuale di costruzione professionale, non c'è più magari mi sistemi in un posto in cui sto bene, poi faccio venire i miei cugini, i miei fratelli, i miei nonni, pian piano costruiamo una comunità, insomma. E probabilmente questo è anche frutto di una realtà molto positiva, cioè grazie appunto all'istruzione, grazie ai mezzi di comunicazione, grazie ai mezzi di trasporto, il fatto di andare all'estero non fa più paura, non è più uno scoglio così importante. E però appunto in questa giornata con tutti questi amici, eravamo un centinaio, cominciavamo a farci qualche domanda. E la domanda principale era: sì, ma quando noi stavamo a Bologna eravamo tutte persone molto attive nel volontariato, nell'associazionismo, cioè quando una persona parte, non parte solo la sua forza lavoro, ma parte anche dalla sua rete associativa, quindi da tutto ciò in cui lui si sentiva realizzato a livello di volontariato. E quindi la nostra domanda era: cosa ci rimane quando poi cominciamo a viaggiare, soprattutto quando viaggiamo e restiamo in una città 2 o 3 anni e non abbiamo mai la possibilità di radicarci in quella stessa città? Quindi, insomma, molti di noi, non è il mio caso, ma molti erano ricercatori, quindi magari un contratto post-dottorato di 3 anni in Danimarca, non è che ti inserisci nel consiglio di quartiere, insomma, 3 anni non fai tempo neanche a renderti conto della realtà in cui vivi. E quindi, niente, visto che a questo si affiancava anche un grande amore per la nostra città di origine, abbiamo deciso che magari provavamo a metterci in rete per offrire le nostre competenze alla città di Bologna. E ci siamo, insomma, siamo partiti da quest'idea che sia attraverso le nostre competenze professionali, sia attraverso la realtà che vedevamo nelle città di appartenenza, di residenza nuove, potevamo, diciamo, essere portatori di informazioni rispetto a best practice, rispetto anche solo a un modo diverso di vedere le cose, e quindi in questa direzione siamo andati, ci siamo ribattezzati nodi di informazione in un certo senso, cioè tutti sparsi nel mondo, adesso siamo praticamente dappertutto, insomma siamo appunto più di un centinaio adesso e una comunità appunto che è molto mobile, per cui rispetto al 2008 sono tante persone che sono cambiate, sono interessate. Ma diciamo che dalla Cina a Washington all'Australia, insomma, siamo un po' sparpagliati dovunque. Cosa ci siamo detti? Ci siamo detti appunto, tramite le professionalità e tramite i luoghi di residenza possiamo fare qualcosa, e ci siamo detti che alla fine appunto questo concetto di cittadinanza comincia a starci un po' stretto, nel senso noi cominciamo a viaggiare e poi ci ritroviamo che appunto ci facciamo delle domande, ma perché un pronipote un italiano in Argentina vota e un ragazzo nato in Italia non vota? Noi che cominciamo a girare e queste cose cominciamo a vivere sulla nostra pelle, come ci posizioniamo rispetto a queste cose? E quindi niente, diciamo che ci siamo orientati in questi 5 anni di attività, da una parte a livello locale ad avere contatti con il Comune di Bologna, con la Regione Emilia Romagna per fare proposte di attività insieme, e dall'altra parte ogni anno a interrogarci un po' su queste tematiche. Ci siamo interrogati sul rapporto tra le prime migrazioni e l'ultima migrazione.
dell'immigrazione e ci interroghiamo in vario modo sulla questione della cittadinanza. Uno dei dibattiti più accesi e feroci all'interno della rete è su, ovviamente sull'AIRE, che come tutti sapete è il registro degli italiani residenti all'estero e che è la, diciamo, lo strumento più disatteso dai ragazzi che oggi lasciano l'Italia per andare in altre parti, soprattutto d'Europa, e che quindi decidono di non iscriversi a questo registro, cosa che sarebbe teoricamente obbligatoria ma non perseguibile, non perseguita, quindi un po' una roba all'italiano, che spero che avremo modo di entrare in questo dettaglio. Chiudo per passare la parola a Sissi. Abbiamo creato, così per farci conoscere, questo book che poi, se avete voglia di vedere, distribuisco, che si chiama Il book delle risorse perse, e quindi abbiamo messo tutti i nostri profili dentro e abbiamo deciso che lo intitolavamo così per sperare di fare una seconda edizione e chiamarlo Book delle risorse sparse, di modo da cercare di dire noi ci mettiamo in rete per cercare di fare qualcosa per la nostra città. La nostra città risponde? È interessata al fatto che ci siano dei nuovi cittadini o dei vecchi cittadini da un'angolazione un po' bizzarra che hanno voglia di dire la loro? In che modo accogliere queste cose che possono essere dette, non dette? E per ora appunto le attività che facciamo con Bologna nelle sue varie realtà ci danno della soddisfazione, lavoriamo con radio, riviste, sui nostri temi specifici e sul tema più generale della cittadinanza mobile, e dove passo la parola a Sissi con assoluta continuità è che appunto uno dei temi che ci interessa trattare è anche come noi, da cervelli in fuga, anche se questa è la prima e l'ultima volta che userò questa espressione perché ci fa unanimemente schifo, possiamo contribuire a rompere i pregiudizi sull'immigrazione in Italia, cioè avendo vissuto noi una sorta di emigrazione ma restando comunque in contatto con l'Italia e avendo visto che una delle cose che ci dà più fastidio dell'Italia è il suo provincialismo, la mancanza di internazionalità, come possiamo aiutare a fare in modo che la visione sull'immigrazione possa cambiare, che anche lì si parli di risorse e non di problemi, ecco. E quindi passo la parola a Sissi dicendo che noi ci troveremo il 27 e 28 dicembre a Bologna e il tema di quest'anno sarà proprio il rapporto con le seconde generazioni in Italia e che cosa si può fare insieme per smuovere un po' le acque e strattonare questo concetto di cittadinanza che ci sta sempre più stretto e rispetto, diciamo, alla nostra mobilità e al nostro modo di concepire il mondo, effettivamente non solo l'Europa sta stretta, l'aereo sta stretto, tutto sta stretto, e quindi cosa si può fare per insomma fare un upgrade? Sì. Grazie mille della parola che mi ha passato, dell'invito che mi avete rivolto, della vostra presenza qui, e buona serata a tutti. Il mio nome è Sissi Gali, ma in realtà questo nome Sissi è un regalo austro-ungarico di mia nonna, perché in realtà il mio nome è Fahima Maria Gali Armanus. E in realtà, per l'appunto, il mio bisnonno materno è stato imprigionato dagli austriaci, mio nonno è emigrato dal Friuli in Lombardia, l'altro mio nonno dalla Puglia è emigrato in Lombardia, mio papà è emigrato dall'Egitto in Lombardia e mio fratello marocchino è emigrato dal Marocco in Italia e adottato dai miei genitori. Quindi in realtà il tema della cittadinanza si intreccia intensamente appunto con quello delle immigrazioni, dell'immigrazione. E sono qui in veste di redattrice di Yalla Italia. E Yalla Italia è questa realtà che un tempo era cartaceo, era un inserto mensile cartaceo, e adesso invece è un blog, già da 2-3 anni è un blog online. La forma del blog era per facilitare il dialogo in modo tale che scrivere un pezzo non fosse rivolto solo a chi leggeva in maniera passiva, ma a chi legge può interloquire. E soprattutto, per l'appunto, con l'aggiunta di recente della nuova sezione Scrivi Tu, un modo anche per non parlare sempre ai convertiti, a gente che ci legge perché è come noi, seconda generazione, o gente che è un italiano vero, è autentico, ma è interessato a questi temi, ma anche per dare la possibilità a chi non è una seconda generazione, una terza generazione, addirittura, adesso siamo quasi, e voglia comunque scrivere di questi temi. E quindi c'è uno spazio all'interno di Yalla Italia dedicato per l'appunto a chi da lettore, ma non seconda generazione, vuole scrivere. L'idea che ha ispirato Yalla Italia, che continua a ispirarla, è quella di essere
un crogiolo di opinioni, di idee più diverse possibile e punti di vista più anche bellicosi tra loro possibili. Le riunioni di redazione sono delle battaglie, ma delle battaglie nel rispetto reciproco, perché la logica non vuole essere appunto quella buonista, quella del dire vediamo solo cosa ci accomuna, ma anzi al contrario di guardare proprio cosa ci divide e ad essere capaci però di convivere con quello che ci divide, perché alla fine questa è la grande sfida. È chiaro che siamo musulmani, siamo cattolici, siamo cristiani, cattolici, copti, ortodossi, copti, cattolici, e in tutta questa mescolanza in cui non c'è anche una grandissima presenza atea, in tutta questa mescolanza la difficoltà sta proprio nel dire va bene, mi dà fastidio il fatto che porti il velo o che mi giudichi perché non lo porto, anche se sono musulmano o se non lo sono. Questo è in realtà il senso di Alitalia, dovrebbe essere. E spero però appunto che concretamente lo sia. Questo per l'appunto l'idea che l'ha ispirato. La redazione appunto è la più varia, si compone di tutte queste persone che sono ragazzi di seconda generazione, chi nato in Italia, chi nato all'estero è arrivato in Italia quando era piccolissimo, e quindi con i problemi che si sono trovati ad affrontare nella quotidianità per far capire la loro diversità e nel loro conflitto in realtà interiore tra quello che sono e quello che sentono di non aver mai avuto, nel senso che nati in Italia è come se un pezzo mancasse loro. In effetti a me manca un pezzo, che è quello dell'Egitto. Mio padre è egiziano, mia madre è italiana, ma in realtà io non mi sento né l'una né l'altra. Stavo raccontando prima a Simonetta che ieri mi è capitato di essere ricevuta per motivi di lavoro al consolato cinese a Milano. E quando sono entrata, pioveva a dirotto, c'era una signora che aveva intonato una canzone bellissima perché aveva trovato rifugio dalla pioggia all'interno del consolato e si è messa a cantare queste canzoni cinesi bellissime. Io mi sono messa a sfogliare riviste mentre attendevo e nessuna di quelle riviste parlava dell'Europa, parlava dell'America, parlavano solo dei BRICS e parlavano solo in realtà di una prospettiva che non è più eurocentrica. E quindi veramente mi sono detta, noi guardiamo sempre il nostro ombelico, e il nostro ombelico è l'Europa, ma in realtà... E questo perché in realtà 2 settimane prima in Grecia, parlando con degli amici, gli dicevo, vabbè, ma ho capito, noi siamo europei, io non sono italiano, tu non sei greco, siamo europei. Perché per me veramente è stato formativo quando è entrato in vigore il trattato di Maastricht sulla cittadinanza europea. Io mi ricordo quel momento anche se avevo solo 12 anni, perché la nostra insegnante delle medie era un'appassionata europeista. E per l'appunto era stata lì a spiegarci che cosa questo comportava, che sul piano pratico è una cittadinanza che si aggiunge, e mia madre mi dice oh, ma è quasi onoraria, nel senso non significa niente, ma caspita se non significava niente, nel senso che per me veramente sentirmi dire dalla mia insegnante questa cittadinanza comporta che se tu sei all'estero e non c'è un consolato italiano tu comunque puoi trovare rifugio in un consolato francese. Questa cosa spiegata in termini semplici a una dodicenne dava l'idea veramente dell'Europa, veramente di una comunità più ampia, di una comunità più grande. E l'altra cosa che mi aveva colpito era questo diritto di poter scrivere agli organismi della comunità europea, alle istituzioni, e avere una risposta. Era l'avere la risposta, la vera novità. E allora per l'appunto ci faceva partecipare a concorsi di ogni tipo sull'Europa che si andava affermando in questa ottica ideale. Di cittadinanza per l'appunto si parla su Yala tantissimo e se ne parla perché c'è gente che non riesce a averla in effetti. Il problema della cittadinanza italiana è un problema in realtà che mi aveva toccato da vicino, perché io sono nata nell'80 e in realtà la sentenza della Corte Costituzionale che ha riconosciuto la cittadinanza italiana ai figli di cittadini italiane è dell'83-84, quindi in realtà per 3 anni io non ero cittadina italiana. È veramente sconvolgente, infatti. Quindi, al di là, quindi è chiaro che deve evolversi il percorso, solo che in realtà poi dai primi anni 90 siamo bloccati lì. La legge di cui adesso si discute, questa datata, vecchia, insomma, aveva tra l'altro una particolarità che mi aveva colpito, nel senso studiando adesso le modifiche che vogliono portare, eccetera, che aveva raddoppiato, è stata questa legge a raddoppiare i tempi della cittadinanza per residenza da 5 a 10 che attualmente sono. Quindi è stata proprio una chiusura preventiva quella benedetta legge, e la fatica che si fa a scardinarla
È una fatica che non riesco a spiegarmi, perché se io prendo qualsiasi persona e l'idea di fondo di Alitalia era questa, cioè mettere di fronte non a una parola, a dire ma al figlio dell'immigrato tu daresti la cittadinanza, Alitalia vuole dire guarda che figlio dell'immigrato significa siciliano, significa Rania Ibrahim, tu a quella persona negheresti questo diritto, quindi dietro le parole di far vedere le persone. E perché non si scardina però questa benedetta legge? Perché non si riesce? Ho sentito l'interessante intervento di prima, l'interessante seminario, workshop di prima, e però appunto diceva una cosa sensata, il senatore diceva ma insomma le alte cariche dello Stato sono d'accordo, il presidente Napolitano ci ha raccontato in 5 minuti che questi benedetti figli di immigrati devono avere la cittadinanza italiana, possiamo discutere di uno ius soli puro, possiamo discutere di uno ius soli temperato, dopo un anno, dopo 5, dopo che hai fatto il liceo, dopo che hai fatto la scuola materna, però insomma darmi questo diritto, perché lasciarli ad attendere 18 anni se sono nati in Italia e addirittura se per avventura li fanno nascere come molti figli di mie amiche marocchine, li fanno nascere a Casablanca per tradizione, perché ci tengono che nascano a Casablanca ma non sanno che così li stanno compromettendo una possibilità in Italia. Lasciando in quel caso addirittura al compimento dei 18 anni, questi devono avere i requisiti o per studio o per lavoro, se no via, come raccontava prima nel corso del workshop, rischiano di finire persino al CIE. Quindi assolutamente, perché non si scardina? E infatti questo senatore diceva tutti sono d'accordo, santo cielo, però non appena il ministro dell'integrazione dice facciamo questa benedetta legge o il disegno di legge pronto, ecco che subito il presidente del consiglio dice ma non possiamo perché non era nell'accordo fondativo di questo governo, che è un governo un po' così precario come la maggior parte dei cittadini italiani è precario. E me lo chiedo, nel senso che secondo me il professor Branca, che ha ispirato Yada Italia, veramente dice una cosa sensata quando dice che non c'è abbastanza occasione vera di dialogo, nel senso che se per l'appunto dietro un diritto che si vuole riconoscere, dietro una serie di diritti che si vuole riconoscere, c'è una persona, quella persona io penso che nessun mio vicino di casa direbbe di no. Il problema è che non c'è la percezione di queste persone, restano delle parole senza un volto, senza una storia personale. Ho versato su internet vari filmati in favore appunto della campagna per lo Ius Soli e veramente le storie sono paradossali e chiunque sentendole dice ma questa lavora da 20 anni, non può fare il direttore della testata editoriale per cui lavora, perché non può avere la cittadinanza, perché se non dimostra un reddito congruo superiore a quello sotto cui si è esentati dalla spesa sanitaria non può avere sta cittadinanza. E allora mi dico, quello che si cerca di scalfire in tutti gli interventi su Ian è proprio la retorica un pochino, mi perdoni, dell'italianità. Nel senso che veramente secondo me siamo a un passo oltre quello della... veramente dobbiamo andare oltre la cittadinanza per nazione, ma passando alla cittadinanza per elezione, come è nello Ius Patriae, nel senso che a un certo punto perché non riconoscere un merito a una persona che sceglie tra centinaia di paesi l'Italia e dice io qui lavoro, io qui costruisco la mia famiglia, io qui allevo i miei figli, quindi con anche la convinzione che li stia allevando nel posto migliore secondo lui, perché non premiare questa situazione? Eppure per l'appunto le resistenze sono tante. Leggevo in proposito un intervento veramente bello sul Fatto Quotidiano di qualche tempo fa, veramente, che trattava per l'appunto questo tema della cittadinanza richiamandosi proprio al concetto, perdonatemi se vi sembra abusata l'espressione, ma di fratellanza umana, nel senso che la nuova patria in un mondo globalizzato è il mondo intero e non la singola nazione, che ha veramente perso di senso e di dimensioni nel momento in cui la sovranità nazionale cede, dove non c'è più veramente questa correlazione. E in tutto questo quindi secondo me è una ragione di equità che spinge verso una cittadinanza ex iure soli, ma il perché non si muove non lo so, veramente non so dire perché alla fine tutti dicano di sì e poi in concreto nessuno la voti. Quando di recente è accaduto l'episodio a Milano di quel ragazzo ghanese che ha fatto strage di passanti occasionali, uno in particolare mi ha colpito, quello che aveva le auricolari nelle orecchie, anch'io viaggio sempre con le auricolari nelle orecchie,
significa non accorgersi di chi ti si approssima con intenzioni cattive. I miei genitori erano fissati con questa cosa, hanno fatto fare alle mie sorelle taekwondo, una cintura nera, a me il corso di difesa personale perché non mi piaceva fare taekwondo. Quindi in realtà hanno sempre avuto questa attenzione all'essere attenti, ad aver cura di sé, anche in quest'ottica, cioè il mondo è un mondo che va affrontato, ma un mondo che può essere pericoloso. E a me ha colpito la storia di questo ragazzo perché ha aggredito così, ma mi ha colpito ancora di più il ragazzo che l'ha aggredito, nel senso che veramente non so se sia frutto di follia o frutto di disperazione, però per lavoro conosco gente che sono 10 anni che è clandestina in Italia, e ogni volta significa svegliarsi ogni mattina, uscire da casa e non avere la possibilità neanche di intessere delle relazioni sociali, delle relazioni di qualche tipo, perché quello che fanno è casa-lavoro, lavoro-casa, perché in qualsiasi momento la polizia li può fermare per un controllo, e se li ferma li porta in questura, li trattiene 12 ore se sono fortunati, li rilascia, e se no finiscono al CIE, e significa non poter neanche avere una casa, perché significa che in qualsiasi momento tutto quello che hai lo devi abbandonare, non ti danno mica il tempo di andarselo a prendere, e non hanno commesso nessun reato tranne quello di essere clandestini. È veramente una condizione in cui non sarei se in cui io veramente non saprei se non sarei io la prima a dare di matto in una condizione del genere. E infatti molte volte chiedo loro: ma caspita, ma tra tutti i paesi d'Italia? E quindi non è solo la legge sulla cittadinanza, è proprio la legge sull'immigrazione in toto che è veramente va ridiscussa. E non so chi in questo paese ha veramente il coraggio di ridiscuterla, però diventa sempre più una necessità. Una necessità se l'Italia è un paese civile. E in proposito c'è una forza politica, che è il Movimento 5 Stelle, che ha perso il mio voto per questa ragione. Nel senso che quando hanno detto, ma questa è una questione marginale, è una questione marginale, il diritto di ogni minoranza. Ho capito che figli di immigrati mica sono il 60% degli italiani o il 29% che hanno dato il voto. Però a un certo punto questo è il discrimine, secondo me, ed è quello che, anche se non competiamo come Europa con i BRICS, certo possiamo offrire, l'Europa offre al mondo un modello diverso, che è il modello dello Stato sociale, che è il modello dei diritti umani, che è il modello dei diritti civili riconosciuti a prescindere. Se non seguiamo su questa strada ideale, secondo me veramente l'Europa perde il senso. E quindi non è condivisibile con l'esponente del Movimento 5 Stelle che dice, ma l'ha detto anche Grillo, è una questione marginale. Allora ogni diritto di una minoranza è marginale, e non lo so, nel momento in cui loro sono all'opposizione sono anche loro una minoranza all'interno del Parlamento, e allora nessun loro diritto e nessuna loro legittima aspirazione al COPASIR eccetera dovrebbe essere tutelata perché è marginale. Quindi, però è proprio secondo me quella mentalità, perché il bello del Movimento 5 Stelle era stato anche coinvolgere la popolazione in un'ottica proprio di non esperti della politica, non esperti delle questioni di Stato. E quindi uno svantaggio e anche un vantaggio, però poteva dare una freschezza di sguardo. Questa freschezza di sguardo su questo tema ha rivelato invece un aspetto totalmente deludente, e cioè non si coglie che quello è fondante dello Stato, scegliere o non scegliere di tutelare il diritto di pochi. Quei pochi in realtà sono per lo più giovani, e quindi questo è un capitale sociale, come ricordava un altro eminente scrittore giornalista, è il capitale che insegna Bocconi, tra l'altro, un eminente veramente scrittore che ha detto questo è il capitale sociale del domani, cioè esattamente come non tuteliamo i giovani in generale, ma nemmeno i giovani figli di immigrati. E queste sono scelte veramente di lungo corso, ed è, chi mi ha anticipato l'ha detto, deve avere questa visione veramente ampia e profonda l'Europa e di scelta, ma questo passa solo attraverso una cittadinanza attiva, una cittadinanza per l'appunto che parte dal basso, cioè solo creare reti dal basso o farsi rappresentare o far sentire finalmente la classe politica che l'opinione pubblica vuole questo e lo vuole in maniera determinante, o così o non ti voto più, però chissà se lo capiranno. Grazie mille. Grazie. Adesso diamo la parola a Pietro Silvio Bastoli, che alla luce di una lunga esperienza europea non è europeista. Grazie dell'invito.
ascoltato con grande interesse queste due esperienze complementari, diciamo. Ciascuna delle due ha degli aspetti molto positivi, ciascuna delle due ha delle problematiche. Quella di Maria Chiara è un'esperienza appunto di cittadinanza attiva con successo, ma che è legata in qualche modo, non dico un insuccesso, ma un problema reale che molti non hanno vissuto anche quando sono andati all'estero, che credo che concerne non soltanto la città di Bologna, ma concerne in generale le città da cui noi partiamo, perché quando noi partiamo dalla nostra città andiamo all'estero, sostanzialmente le città da cui noi partiamo si diventano, non c'è nessun tipo di, come posso dire, di struttura, di sistema, di politiche che consentono a chi sta all'estero di mantenere un legame con la propria città, perché la città si dimentica di noi. Io mi sono trasferito a Bruxelles al seguito di un signore considerato un padre dell'Europa, Altiero Spinelli. Ho vissuto a Bruxelles per 27 anni, mi sono iscritto all'AIRE negli ultimi 6 mesi della mia residenza a Bruxelles. Mi ricordo appunto che mi ha fatto piacere, mi ha divertito quello che ha raccontato Maria Chiara, che 6 mesi prima di trasferirmi da Bruxelles a Roma sono andato al comune di Roma e ho detto, dico, io devo andare a Bruxelles, sostanzialmente l'ho detto. E loro hanno detto, cioè, lei si deve iscrivere all'AIRE entro 6 mesi dal suo viaggio a Bruxelles, dice, lei quando parte? Non ho usato evidentemente di dire, guardi, sono partito 27 anni fa. E allora gli ho detto, ma se io non mi iscrivo che cosa succede? Niente. E quindi a questo punto non so per quale ragione poi. Non so per quale ragione mi sono iscritto negli ultimi 6 mesi, adesso non mi ricordo bene, ma c'era una ragione particolare, forse perché volevo votare alle elezioni locali in Belgio, quindi per votare dovevo essere iscritto all'AIRE. Ma insomma, questo evidentemente dà l'idea che in qualche modo che molti di noi non si iscrivono perché in qualche modo iscrivendosi, un fatto psicologico, perdono una parte dell'identità, diciamo. E l'esperienza di Sissi è complementare a questa esperienza. Effettivamente la domanda che Sissi ha fatto, diceva, perché non si fa? Cioè, qual è l'ostacolo? Tanto non è vero che tutti i politici italiani sono favorevoli, diciamo. C'è purtroppo una massa di politici italiani che sono sostanzialmente contrari, lo erano quelli della Lega, c'è una parte importante del PDL che è contraria, nel Movimento 5 Stelle, devo dire che io non ho votato il Movimento 5 Stelle, ma sono rimasto anche un po' sorpreso da alcune manifestazioni, trovo, con una certa intonazione razzista, che sono emerse quando si è posto il problema della cittadinanza. E l'Italia, che è un bel paese, come si dice, ha una serie di difetti fondamentali, fra i quali quello che noi non abbiamo ancora messo mano in maniera seria al tema della cittadinanza. Devo dire che non abbiamo messo mano al tema della cittadinanza né quando c'erano dei governi di centrodestra né quando ci sono stati dei governi di centrosinistra, cioè parliamoci chiaro, noi abbiamo avuto un governo di centrosinistra dal 2006 al 2008, certo non c'era una larghissima maggioranza al Senato, non c'era un understatement, però c'era la possibilità, c'erano delle proposte di legge sul tavolo della Camera e del Senato, in 2 anni si poteva approvare una legge di cittadinanza che cancellava la vergogna della legge Bossi-Fini. Purtroppo io sono abbastanza convinto che per tutta una serie di circostanze la strada in Italia per passare dal diritto del sangue al diritto del suolo, oppure c'è anche l'alternativa che non sia il diritto del suolo ma sia la cittadinanza di residenza, cioè che non è legata necessariamente al fatto di essere nati in Italia. La mia opinione è che la cittadinanza deve essere legata in maniera più generale al fatto di stare in un paese, di lavorare, di pagare le tasse, di sposarsi, di divertirsi, eccetera. Quindi sarei per l'idea di una cittadinanza più ampia, che non è soltanto quella del diritto che è legata al suolo in qualche modo. Allora qual è l'ostacolo? L'ostacolo è che noi oggi viviamo l'Europa in qualche modo in tutti questi anni, fino al 2007-2008, è apparsa come in qualche modo
come posso dire, una dimensione che ci consentiva di risolvere dei problemi che noi non eravamo in grado di risolvere all'interno del nostro paese. Questo ha riguardato soprattutto gli italiani. Gli italiani hanno considerato sempre l'Europa come una specie di rifugio peccatore in cui tutti i nostri difetti venivano in qualche modo lavati con un lavacro a livello europeo. Purtroppo da alcuni anni a questa parte la situazione in Europa è sostanzialmente cambiata, cioè questa chiusura che noi constatiamo in Italia, e la constatiamo in maniera purtroppo crescente con manifestazioni che rasentano il razzismo, rasentano comunque degli atteggiamenti di intolleranza inaccettabili, purtroppo è una situazione che si sta sviluppando in tutti gli altri paesi, cioè anche un paese diciamo di accoglienza come la Francia. Anche in Francia ci sono fenomeni, anche nel Partito Socialista francese, di chiusura all'idea dell'accoglienza. Cioè, poi sappiamo che ci sono fenomeni diversi, nel senso che ci sono due tipi di culture diverse dell'accoglienza. Cioè, c'è una cultura di quelli che in qualche modo tentano di integrare, ma quindi di assimilare, c'è la cultura dell'assimilazione, ci sono dei paesi che assimilano. E nell'assimilazione c'è anche una dimensione abbastanza ampia di non rispetto del culture dell'altro dietro la cultura dell'assimilazione. Poi c'è invece la cultura che non è quella dell'assimilazione, ma che in qualche modo si può fare risalire nel tempo, addirittura al periodo dell'antica Roma, in cui ciascuno veniva rispettato in qualche modo per quello che era. A Roma ognuno poteva avere il suo Dio. Non c'era ancora il monoteismo, in qualche modo dava una dimensione di tolleranza maggiore rispetto a quella. Oggi questo fenomeno invece incontra degli ostacoli, delle resistenze in quasi tutti i paesi dell'Unione Europea, e questo coincide abbastanza significativamente con il fatto che nella maggior parte dei paesi europei stanno emergendo dei fenomeni di resistenza fascista. Grecia è nata l'Alba Dorata, in Finlandia sono nati i veri finlandesi, non parliamo dell'Ungheria che è un paese che sta poi ai margini ormai dell'Unione Europea. Io mi pongo da tempo la domanda della ragione per cui l'Unione Europea non ha ancora preso effetto questo fenomeno dell'Ungheria, che è veramente scandaloso. In Germania sta nascendo un movimento. Da una parte c'è sempre stato, fortunatamente non ha mai raggiunto livelli drammatici che sono i movimenti non nazisti, però dall'altra parte è nato un movimento che nei sondaggi pare che riscuota fino al 10-15% di voti, che è il movimento dell'ex presidente della Controindustria tedesca, che vuole che la Germania esca addirittura dall'Unione, o comunque abbandoni l'euro. Fenomeni di questo genere ci sono in tutti i paesi dell'Unione. Allora, per quale ragione c'è tutto questo? Intanto io sono rimasto fortemente e negativamente impressionato l'anno scorso da due dichiarazioni che sono state fatte, una da insieme, non insieme nel senso che l'hanno fatta insieme, insomma in maniera convergente, dalla cancelliera tedesca Merkel e dal primo ministro Cameron, leader di due paesi che hanno affrontato il tema dell'integrazione di cittadini di paesi terzi in maniera diversa, in maniera aperta in qualche modo, sia la Germania che il Regno Unito, e ciascuno dei due, sia la cancelliera Merkel che il primo ministro Cameron, hanno detto la politica di dialogo interculturale è fallita, la società inclusiva, diciamo, la società europea inclusiva è fallita. E invece il presidente della Banca Centrale Europea, Draghi, in una dichiarazione più o meno nello stesso periodo di tempo, ha detto che la società del benessere è fallita. Due dichiarazioni che prima di farle, se io fossi stato responsabile di queste istituzioni, ci avrei pensato cinque volte, almeno, avrei contato almeno fino a 10, diciamo, perché intanto io mi sarei fatto la domanda, ma se veramente noi siamo al fallimento, ma chi è responsabile di questo fallimento? Chi è responsabile del fatto che non c'è più o c'è in maniera inferiore di prima il dialogo interculturale? La responsabilità sta in chi deve, come posso dire, nei rappresentanti di culture diverse o sta nei rappresentanti delle istituzioni che non sono stati in grado di produrre delle politiche di inclusione? A parte il fatto che io
preferisco usare la parola inclusione e non quella di integrazione, hanno un significato largamente diverso. Allora non sono mancate le politiche di inclusione. Allora il fatto che siano mancate le politiche di inclusione in questi anni di crisi, le politiche di inclusione fanno dei passi ulteriori indietro, ha provocato nei cittadini dei nostri paesi una crescita della paura, no? E allora da paura nasce l'intolleranza, in fondo la parola xenofobia vuol dire paura dell'altro, cioè il debole tra lo xenofobo e lo straniero, il debole è lo xenofobo, perché ha paura, chi ha paura normalmente è un debole, diciamo. Personaggio che è ai margini della società, che ha paura. Allora purtroppo la mancanza di politica di inclusione provoca nella nostra società fenomeni crescenti appunto di paura di perdere l'identità. E allora se noi vogliamo come europei risalire la china in qualche modo, noi dobbiamo lavorare insieme per creare delle politiche di inclusione, ma non soltanto a vantaggio di quelli che devono essere inclusi, ma anche a vantaggio di quelli che stanno nella società e che devono accogliere quelli che vengono da fuori. Cioè è in qualche modo un interesse reciproco, così come un interesse reciproco la solidarietà, che bisognerebbe spiegarla anche agli amici tedeschi. La solidarietà non dà vantaggio soltanto da quelli che usufruiscono della solidarietà, ma la solidarietà va anche a vantaggio di quelli che la danno, la solidarietà. E allora in questo quadro probabilmente la riflessione che noi dobbiamo fare è quella di batterci non per l'identità europea, ma per sviluppare in tutti i nostri cittadini un sentimento di appartenenza, che è una cosa leggermente diversa rispetto all'identità, cioè di identificarsi in qualche modo in uno Stato, in un comune o eventualmente nell'Europa. È questo sentimento di appartenere a una società della quale noi condividiamo alcuni valori. Come voi sapete, in Germania è l'unico paese in cui esiste, forse esiste anche in Olanda, io non parlo, capisco soltanto alcune parole dell'olandese. In Germania, come voi sapete, esistono due parole diverse che fanno riferimento all'espressione patria. Esiste Vaterland, che è legata alle nostre origini di famiglia, eccetera, e poi esiste la parola Heimat, che è un concetto più, più sentimentale, che probabilmente esiste certamente anche nella Svizzera tedesca. E noi in nessun altro paese c'è questa distinzione fra Vaterland e Heimat. Allora quello sulla quale su cui noi dovremmo lavorare in Europa, perché questo probabilmente è anche la soluzione dei problemi che voi avete posto, è questo di creare questo sentimento di appartenenza a un'unione della quale noi condividiamo alcuni valori per i quali noi ci dobbiamo battere. Allora le vostre due esperienze, che sono complementari, sono due best practice, come si dice, possono essere utili da un certo punto di vista per creare questo sentimento di appartenenza. Allora in questo quadro noi abbiamo oggi uno strumento, che è quello dell'iniziativa dei cittadini europei, cioè noi dovremmo individuare quelle basi giuridiche del trattato, del resto la Carta dei diritti fondamentali oggi è una base giuridica del trattato, che ci possono consentire di spingere, di esigere in qualche modo dalle istituzioni europee di legiferare in una dimensione europea in dei settori in cui l'Unione non ha ancora legiferato. Perché per esempio noi non abbiamo ancora, non ci siamo ancora battuti in modo adeguato perché nell'Unione Europea venga garantito a tutti il diritto di voto nelle elezioni locali, nelle elezioni europee, ai cittadini di paesi terzi. Io sono convinto che il trattato in qualche modo ha delle aperture da questo punto di vista, questo rafforzerebbe il sentimento di appartenenza, come dicevo prima. Allora ecco, studiamo insieme, voi che fate parte di due reti, che hanno delle ramificazioni in varie parti d'Europa, io sto dietro e sono in qualche modo coinvolto in almeno 7-8 iniziative di cittadini europei. In una abbiamo raggiunto già significativamente 1 milione di firme, quello del diritto all'acqua e il diritto ai servizi igienici e sanitari. Diciamo. Abbiamo superato 1 milione di firme, il che vuol dire che la Commissione europea avrà l'obbligo di presentare una proposta di legge europea per quanto riguarda il diritto all'acqua. Però ce ne sono altri 13, c'è quella sul pluralismo dei media, c'è quella sull'educazione più forte, c'è quella della mobilità dei giovani, ce ne sono abbastanza significative. Non ce n'è ancora nessuno sul tema della cittadinanza in senso proprio. Allora ecco, su quello a mio avviso varrebbe la pena di fare una riflessione per
vedere in che misura noi possiamo rafforzare il sentimento di appartenenza, e questo noi dobbiamo farlo perché noi abbiamo di fronte a noi, fra qualche giorno noi saremo a un anno dalle elezioni europee, 365 si voterà il 25 maggio del 2014. Il rischio è forte che alle elezioni europee prevalgono due fenomeni. Un fenomeno che ormai, come posso dire, ricorrente, purtroppo crescente, che è quello del fatto che ci sono sempre più cittadini elettori che non vanno a votare. Dal 79 fino al 2009 la percentuale dei cittadini europei che sono andati a votare è andata progressivamente calando, arrivando al di sotto del 50% nelle elezioni del 2009. Però c'è il rischio ancora più forte che nelle elezioni del 2014 emergano in maniera forte questi fenomeni di razzismo, di antisemitismo, di fascismo, di intolleranza, e che noi ci ritroveremo nel Parlamento europeo almeno un terzo di questi fenomeni. Allora diceva Spinelli che in qualunque corpo parlamentare esistono di solito tre aree: esistono gli immobilisti, o quelli che vogliono addirittura tornare indietro, esistono gli innovatori, cioè quelli che vogliono fare dei passi in avanti, sono dei federalisti. Per me, io dicevo a Luigi che quando mi dicono che io sono un europeista io mi offendo, perché gli europeisti sono quelli che considerano che l'Europa è una sorta di Madonna Immacolata che è bella di per sé, diciamo. Io sono un federalista nel senso che sono molto critico di questa Europa, Europa vuole cambiarla in maniera radicale. Allora esistono gli innovatori, esistono gli immobilisti e poi esiste una grande palude. E chi vince nei parlamenti? Vince chi è capace di conquistare la palude. Però il problema è che in ogni battaglia di solito chi difende gli ordini precostituiti e quindi ha degli interessi, diceva Machiavelli, si batte partigianamente, e chi si batte invece per costruire degli ordini nuovi si batte timidamente. Quindi poi quelli che alla fine vincono sono gli immobilisti, non sono gli innovatori. Allora ecco, noi dovremmo organizzarci, Maria Grazia, e sì, come è chiaro, sì, vediamo di organizzarci per fare in modo che alle prossime elezioni europee vincano gli innovatori, perché se vinceranno gli immobilisti saranno sorci veri, diciamo, perché noi avremo il Parlamento europeo, fortunatamente ha acquisito considerevoli poteri, però un Parlamento che ha considerevoli poteri e poi li usa male, beh, è una mazzata terribile che noi ci becchiamo sulla testa se noi leggeremo un Parlamento nel quale sarà fortemente prevalente la dimensione degli immobilisti. Allora attrezziamoci, diciamo. C'è chi dice nel Parlamento europeo che noi dobbiamo andare alle elezioni europee mascherate, comunque, perché dice bisogna stare attenti, perché se noi diciamo che vogliamo più Europa, vogliamo l'Europa federale, diamo agli altri europei uno strumento in mano per vincere le elezioni. Io invece sono convinto che noi alle elezioni europee dobbiamo andare smascherati, nel senso che dobbiamo dire con grande chiarezza il tipo di Europa che noi vogliamo. E in questo quale concludo, io sto lavorando da un po' di tempo, da quando fortunatamente in alcuni paesi, come per esempio in Egitto, i giovani e in Tunisia, sono scesi nelle strade, nelle piazze, con quella che noi, secondo me, con una parola di poco rispetto abbiamo chiamato primavera araba, che poi invece gli egiziani, chiamano la stagione della libertà e della democrazia, oppure il risveglio arabo. Io sono convinto che noi dobbiamo cominciare a pensare a un cambiamento di paradigma, che è quello di dire cominciamo a lavorare sull'idea di una cittadinanza euro-mediterranea, cioè non soltanto europea, ma euro-mediterranea. Cioè noi condividiamo dei valori secolari comuni, insomma gli arabi. Ci hanno insegnato la matematica, la chimica, l'architettura, tante cose ci hanno insegnato gli altri. Allora vuol dire che noi condividiamo dei valori comuni. Allora perché non cominciare a lavorare sull'idea di una cittadinanza euro-mediterranea? Nel senso di lavorare sull'idea di un sentimento di appartenenza a una società più ampia, che non è soltanto l'Unione Europea, quindi non dobbiamo sentirci chiusi. Quest'unione in qualche modo che è l'Europa potenza, che chiude le sue frontiere ai paesi che ci stanno vicino. Ecco, se noi vogliamo fare una vera rivoluzione, quindi dare l'idea alle nostre popolazioni che non devono avere paura di questi giovani che vengono dall'altra parte del Mediterraneo, perché anzi questi giovani che vengono ci arricchiscono,
arricchiscono dal punto di vista sociale, culturale, economico. Io credo che dovremmo cominciare a lanciare la provocazione della cittadinanza euro-mediterranea. Anche perché, qui concludo, noi in tutti questi fenomeni negativi di fronte ai quali noi ci troviamo, ce ne sono altri due di cui noi non ci rendiamo conto. Il primo è che ci sono sempre più numerosi immigrati dei paesi terzi che tornano nei loro paesi, perché non trovano lavoro in Europa, non trovano lavoro in Europa, tornano nel loro paese. È una buona cosa, perché molto spesso tornano dei giovani che sono culturalmente a un livello elevato, diciamo. Però questo è un danno per l'Europa, e addirittura noi stiamo assistendo in Europa a dei fenomeni di giovani spagnoli, per esempio, che vanno a lavorare in Marocco, o di giovani portoghesi che vanno a lavorare in Angola. Cioè cominciano ad esserci dei fenomeni di emigrazione dall'Europa verso i paesi in via di sviluppo. Allora questo ci dà l'idea che c'è qualcosa che non funziona in questa Europa. Allora quest'idea eventualmente che io vi lancio come provocazione di una cittadinanza euro-mediterranea, cioè di un sentimento di appartenenza a una società che non ha frontiere, diciamo, comincia a aprirsi a questi paesi del Mediterraneo, potrebbe essere un tema eventualmente sul quale si potrebbe cominciare a lavorare in vista delle elezioni europee del 2015. 2000 anni fa avrebbe detto un anno vivo. Abbiamo un milione di firme appunto, perfetto, va bene, perfetto, diamogli la pensione. Ecco, allora aggiungere no, la cosa che secondo me torna anche sentendo gli ultimi contributi è questa cosa, no, dell'identità, il fatto dell'italianità o l'europeismo, e l'unico modo forse per riuscire a far emergere un senso di appartenenza più elevato è anche quello proprio di, insomma, cercare di scardinare, no, queste appartenenze limitative. E quello che diceva prima Sissi sul fatto di metterci la faccia e quindi mostrare che insomma, questi ragazzi di seconda generazione sono in tutto e per tutto italiani, parlano perfettamente l'italiano, non sono strani, insomma, è un modo di scardinare. Cioè, quindi io mi aspetto che una certa idea dell'immigrato e invece mi si presenta qualcuno che è simile a me. E facevo mentalmente riferimento a questo nel dirmi che effettivamente forse dobbiamo lavorare su dei paradossi. Prima con Sissi ricordavamo il fatto che io sono rimasta per esempio colpita quando preparavo con Expo l'incontro del prossimo dicembre dal fatto che interrogandoci sui punti comuni tra noi e i ragazzi di seconda generazione ci avevamo battuti nel caso di questa ragazza che non fa mistero di desiderare fortemente che la sua cittadinanza italiana sia finalmente riconosciuta per poter anche lei emigrare. Quindi il fatto che l'Italia sia un paese di transito persino dai ragazzi che effettivamente sono in tutto e per tutto come noi, quindi non si capisce perché noi emigriamo e questa ragazza non possa. Quindi, so, ed era cosa che secondo me era interessante nella misura in cui chi si ferma all'italianità non fa proprio conti con la realtà. E questa cosa impedisce anche delle svolte positive, perché uno si fissa su questi elementi posticci e quindi non ha quello scatto di dignità di dire insomma quest'Italia provinciale non ci piace, quest'Italia immobile non ci piace. E ricordavo prima anche con Michele il fatto che uno dei motivi per cui io me la prendo tanto col fatto che i cervelli in fuga non si scrivono all'aereo, mannaggia l'ho detto un'altra volta, cervelli in fuga non lo faccio più, è che paradossalmente chi è emigrato e non si è scritto all'aereo figura per l'Italia nelle statistiche di bamboccioni. E quindi questa cosa secondo me stravolge l'idea che l'Italia ha di se stessa, cioè che un ragazzo che fa il post dottorato in un'università fighissima dell'Europa per le statistiche italiane sia uno che non è not in employment, not in education, not in training e sta a casa con mamma e papà è un paradosso allucinante, insomma. E purtroppo non ci riflettiamo mai, cioè non ci scriviamo all'aereo perché la burocrazia è lenta, perché prendiamo un medico di base, perché tanto per votare se siamo in Europa magari facciamo prima tornare in Italia,
però intanto facciamo in modo che non sia possibile fare i conti sull'Italia reale, quindi sull'Italia che prende finalmente atto di come è fatta la sua società, cosa che i paesi che si ritrovano in questo momento critici sull'inclusione però hanno fatto, se a un certo punto hanno preso un toro per le corna, perché in questo momento magari sono depressi rispetto a un certo ciclo di integrazione, che poi si va anche per cicli, credo, in queste cose. Però il problema è che noi in Italia questo appuntamento con la realtà non l'abbiamo ancora avuto e non lo vogliamo avere, ma magari ci riserva anche delle buone sorprese. Grazie. Ci ringraziamo per la visita, ci vediamo domani mattina alle ore 9:30. L'unica cosa che volevo aggiungere, sono infatti d'accordissimo anche su questa notazione sulla migrazione, diciamo, di transito, in cui l'Italia è veramente terra di passaggio, e questo da un lato secondo me è molto bello, e dall'altro uno dice perché non ti fermi, quindi questo anche dovrebbe chiedersi l'Italia. Ma la cosa che mi piace di più dell'Europa è proprio che non ha confini fisici definiti. L'Europa per me è un'idea a cui aderire, non è limitata per appunto all'Ungheria da un lato, alla Spagna e al Portogallo dall'altra. Cioè, questo è proprio il bello dell'Europa, che è un'idea in espansione dai confini fisici non definiti come quelli tradizionali delle nazioni. Grazie. Io volevo fare una domanda che scaturisce da alcuni pensieri dopo avervi sentito, cioè voi avete organizzato praticamente, chiamiamole, delle associazioni. La tua è un'associazione, la tua è... Noi all'estero siamo vissuti accanto o all'interno di associazioni. Adesso c'è la crisi dell'associazione. Cosa potete dire voi al vecchio associazionismo? Io vi faccio un esempio. L'associazione dei bellunesi, che ha vissuto esperienze anche molto importanti, adesso ha trovato un sistema per riprendere vitalità attraverso una iscrizione a Belluno Radici, che raggiunge addirittura 500 personalità, persone che sono nei vari campi delle attività, della rappresentatività, della politica, insomma importanti, giovani, soprattutto giovani importanti, che sono all'estero e hanno recuperato perciò valori per l'associazione. Probabilmente l'associazione degli Emiliano Romagnoli è di tradizionale abitudine, probabilmente potrebbe ritrovare in questa nuova associazione fatta da giovani per i giovani e protesa verso l'avvenire, probabilmente potrebbe riprendere vitalità. La mia domanda è: come voi credete ancora in questo vecchio associazionismo? La mia domanda è quella. Tu vivi in Italia, per cui forse hai meno avuto contatto con le associazioni dell'estero, ma vivendo a Parigi, tra le altre, tra le associazioni regionali, tra le altre associazioni, comprese quelle del gioco della scopa o del biliardo o cose del genere, forse potete dare una risposta a questa mia domanda. Più che una risposta è un caso concreto, nel senso, a Parigi c'è questo forum delle associazioni in cui partecipa una cinquantina di associazioni italiane in Francia. Abbiamo la fortuna che la regione di Parigi, di Île-de-France, ha visto nella nostra esperienza di rete di associazioni un progetto pilota potenziale, quindi ci ha aiutato con proprio un finanziamento nel creare un portale. Fatto in maniera seria, quindi non è semplicemente facciamo un sito, perché i siti ce ne sono tanti, ma abbiamo fatto veramente un cammino di 2 anni durante i quali ci siamo presi ognuno nel punto in cui era. Quindi le associazioni della prima emigrazione, che soffrono dal fatto di non avere dei nuovi aderenti perché c'è un distacco totale
di generazioni sostanzialmente, sono state accompagnate in un percorso che ha fatto sì che si potessero presentare con una loro pagina su internet, il fatto che fossero in rete con altre associazioni come Libera, che anche rappresento, che invece attira molti ragazzi giovani che arrivano dall'Italia, e quindi che ci fosse questa possibilità di conoscersi prima di tutto. Dopodiché anche lì è questione di come affrontare le identità, nel senso, ha poi senso che ci siano dei particolarismi regionali o non ha senso, in che modo valorizzarli, in che modo sono un ostacolo, perché magari effettivamente diventano di nicchia per delle condizioni che magari sono totalmente casuali, cioè non necessariamente è dispregiativo. Il fatto di aver creato questa rete, di aver creato questo portale, fa sì tra l'altro che appunto sempre a livello di identità sia possibile percepirsi come una comunità variegata ma unitaria, e anche molto pragmaticamente di accedere a tutta una serie di risorse. E la cosa bellissima che stiamo sperimentando in questo periodo, in cui partecipiamo a un altro progetto della regione Parigi, che è la Biennale Mémoire et Histoire, è che praticamente possiamo interloquire con altre reti create nello stesso modo della nostra, quindi c'è per esempio la rete degli spagnoli. E poi ci sono dei casi mostruosi, nel senso che adesso gli asturiani nel mondo stanno usando come base il book di Expo, però lasciamo stare, succedono delle cose stranissime. Però comunque questa cosa delle identità è interessante perché noi qui prima abbiamo parlato dei diritti, no? E del fatto della cittadinanza, che è collegata in particolar modo appunto con i diritti e doveri. Secondo me un'altra cosa che mi preoccupa dell'Italia, in cui soprattutto vedendo cosa fa la Francia siamo indietro di qualche centinaio di anni, è anche, se vogliamo, la questione del soft power, cioè del fatto che comunque la potenza di una nazione si esprime anche e soprattutto nelle reti di persone, nella cultura, nella lingua, nella capacità di sedurre altre comunità con il proprio valore culturale. E a volte mi chiedo se non sia necessario veramente, forse non essere molto pragmatici dal punto di vista dei diritti e dei doveri, ed essere molto sognatori dal punto di vista della condivisione dei valori culturali e dell'amore per la lingua, nel senso che tante volte mi dico, ma perché faccio associazioni italiane a Parigi, per adesso da 2 mesi sono pure francese e non faccio solo associazioni francese? E tante volte la mia risposta è, un po' sono le radici perché conosco meglio la tradizione di determinate associazioni, un po' è proprio perché la lingua mi piace e vorrei usarla più di quanto la usi, non perché usi male il francese, ma perché la ricchezza di espressioni che posso avere acquisito in tutta la mia formazione in Italia, insomma, mi rimane come patrimonio. E quindi a volte mi chiedo se un campo di riflessione non sia da una parte appunto queste reti da costruire, che appunto si possono giovare degli strumenti di internet come strumenti di questo secolo, insomma, niente di anche lì di idealistico, ma semplicemente uno strumento, appunto. E poi appunto questa idea della cultura da valorizzare di nuovo, nel senso che tante volte rispetto al tema che dicevamo ancora anche prima delle sudamericani che diventano cittadini italiani, ma poi finisce che 300.000 argentini che si trasferiscono in Spagna al momento della crisi, e quindi cosa c'entra questo con la cittadinanza italiana? Ti trovi nelle situazioni, la risposta è sempre comunque la cittadinanza, quindi dei diritti e dei doveri, o la risposta è il senso di appartenenza? E quindi insomma è più sano investire in corsi di lingua o appunto nell'esercizio del voto? È una provocazione, perché io voterei, cioè già posso votare in 2 paesi, ma potessi votare anche in un terzo, lo voterei anche in un terzo. Però insomma sono le questioni su cui mi interrogo, poi dopo sono questioni assolutamente aperte però e provocatorie, però insomma. Grazie. La Paola ha l'aria di persona che vuole intervenire, conoscendo. Sì, cioè, trovo tantissime stimolazioni, me ne vengono due. Una è, in Albania abbiamo lavorato come IPSIA, come anche eccetera, sul progetto sui migranti di ritorno.
e il tema centrale della migrazione di ritorno degli albanesi che tornavano era proprio questo ricomporre le storie, cioè come i patrimoni di competenze di vita delle persone non si ricomponevano di per sé, non è che uno che aveva studiato una cosa faceva un lavoro, faceva un'esperienza, poi tornava in patria e rifaceva qualcosa che metteva a frutto, ma di per sé si andava, cioè questo si perde e diventano risorse perse. Quindi il fatto che non siano perse ma sparse e sparse valorizzate è una cosa che può avvenire solo se c'è una cura di questo processo, quindi era interessantissimo. L'altro è, mi viene in mente un sacco di volontari dell'esperienza di Terra Libertà, del volontariato internazionale che promuoviamo con la Psia, che poi partono, perché per vita stanno all'estero, e come dire, lamentano questo bisogno di dire come si fa all'estero a recuperare la dimensione dell'impegno politico, sociale e volontario che avevamo in Italia. Cioè siamo soddisfatti, la vita va bene, ci siamo ricostruiti in una dimensione, ma quell'impegno non riusciamo a giocarlo né qui né là. E quindi capire come farlo a cavallo di due paesi è interessante. Tra l'altro non ho detto prima e mi dispiace, una caratteristica di Expo è che non siamo solo emigrati, cioè siamo un 75% fuoriusciti e il restante è bolognese, per due ragioni. Una, perché la principale ragione di esistere la nostra rete è appunto di distruggere il muro tra chi è dentro e chi è fuori, e l'unico modo in cui farlo è proprio renderlo inutile dalla compresenza di entrambe le componenti. E poi anche perché, diciamo prima dell'essere riconoscibili, cioè il fatto che quando uno parte poi dopo non è più riconosciuto dalla comunità di origine, questo è vero, quando si opera quella frattura poi dopo risanarla è difficile, ma per noi questa era la scommessa anche sul fatto di fare questo progetto a livello della città. Cioè nel senso, nel momento in cui noi siamo partiti da un lasso di tempo che è attorno ai 2 fino ai 10 anni, noi siamo ancora riconosciuti dalla nostra comunità di origine, e questo fa tutta la differenza, perché ti giochi in dei contesti che tu hai coltivato prima di partire, quindi sei credibile in quanto non arrivi dal niente, tu arrivi da qualcosa che avevi già costruito prima. Ed è questo il motivo per cui, se poi leggete nelle biografie dei membri di Expo, non c'è segnato solo il percorso di curriculum, ma c'è segnato una biografia in 3 parti, il curriculum, il cosa hai lasciato a Bologna quando sei partito, le tue esperienze associative, e l'ultimo è perché aderisci alla rete. Quindi l'idea è proprio, insomma, che una biografia deve essere arricchita da tutte le varie parti. Questa sera chiuderà alle ore 20. Grazie. Ci sono altri che vogliono fare considerazioni? Dalle 9:30. Allora adesso malignamente diamo la parola per la conclusione di Virgilio. Però prima una considerazione, cioè noi in Svizzera abbiamo osteggiato la parola assimilazione e abbiamo puntato sull'idea della integrazione, in questo modo da spiegare, almeno io cerco di spiegarlo. Cioè l'integrazione vuol dire che io cedo qualcosa e l'altro cede qualcosa per costruire qualcosa di nuovo, in positivo. Noi intendiamo così l'integrazione. Poi il termine di inclusione mi sembra giustissimo, cioè fare partecipare, però appunto l'integrazione la vediamo in questo senso positivo, proprio perché c'erano le due parole, assimilazione e naturalizzazione, che ci davano fastidio. Grazie, quindi più di un quarto d'ora non potrò andare avanti, alle 8 bisogna chiudere. E quando noi abbiamo pensato a questo dibattito, al titolo e cosa volevo portare a casa, qual erano gli obiettivi, così, io in verità ho visto un po' il titolo è caduto in mano dell'Europa, dei cittadini, dentro a un grande fenomeno, no, che riguarda l'Europa, non solo l'Europa, e in verità io non mi aspettavo che noi potessimo avere come dire, una ricchezza di riflessioni così come sono venute fuori, perché sono emerse questioni che vanno oltre la dimensione solo dell'Europa e della cittadinanza. E siamo partiti pensando fondamentalmente, quindi vuol dire che questo si è aperto un cantiere, un grande cantiere, no? Che ci interroga dal punto di vista poi anche delle soluzioni che sarebbero mettere in campo, io dico anche soluzioni politiche, perché poi dobbiamo tradurre
un po' l'insieme delle riflessioni fatte oggi anche in proposte, se ne siamo in grado, se vogliamo contare, se vogliamo superare questa terribile fase che viviamo non solo in Italia ma anche all'interno dell'Europa. E abbiamo pensato di mettere insieme, di non fare solo dei ragionamenti teorici, e di mettere insieme provocatoriamente tre esperienze che un po' appartengono alla nostra storia delle Acri, ma un po' appartengono alla storia anche di questo paese. Non è solo delle Acri, siamo le Acri di un soggetto che vive in questo paese, sia nella dimensione nazionale, sia nella dimensione ovviamente dei fenomeni che hanno interessato tutti coloro che hanno lasciato, abbandonato, non per tempo libero, non per turismo, no, questo il nostro paese. E quindi quella che noi consideriamo l'antica immigrazione, che ha provocato fortemente il tema della cittadinanza, rispetto al quale noi abbiamo l'unica cosa che più positiva che forse riusciamo ancora a fare, non so se è più positivo, perché Maria Chiara ci diceva già prima qualche critica, noi siamo anche, io personalmente almeno sono anche critico, è quello che comunque tu puoi essere di terza, quarta generazione per acquisire la cittadinanza italiana, avere il diritto al voto. Mentre casomai giustamente abbiamo tanti cittadini, tutto giusto, tanti cittadini che stanno in questo paese, che vivono, pagano le tasse, conoscono l'italiano e non riescono a votare, mentre coloro che sono figli di Italia, in Argentina, che in Italia non sanno più niente, che possono tranquillamente prendere la cittadinanza italiana, venire a votare, conoscono solo lo spagnolo, abbiamo assistito a questi fenomeni, dovuto anche governare e gestire in qualche modo i fenomeni che hanno riguardato all'inizio del 2000, quando con la crisi argentina molti italiani venivano in Italia e ci chiedevano la cittadinanza per transitare, andarsene in Spagna, e io immagino, penso solo anche ad alcune politiche che ha fatto questo paese, penso anche ad alcune regioni, il Veneto, no, che ha favorito il ritorno di Veneti argentini, per molti di questi sono stati costretti, perché sono stati in qualche modo anche assistiti dal Caritas, perché venivano in un paese, ma sono politiche di inclusione, di accompagnamento, no? E per cui se vuole fare un po' una politica di razzisti, in Veneti sì, gli altri no. Quindi vuol dire, abbiamo voluto mettere questo grande tema che ha riguardato un po' la nostra emigrazione, insieme con la figura di Luigi, così con il fatto che noi siamo di fronte oggi a due grandi altri fenomeni, no? Uno che riguarda, che storia più recente, lo dico probabilmente sia per Maria Chiara, mentre la mia generazione ha vissuto in modo differente, ma anche per Sissi, che questo nostro paese è un paese che fondamentalmente ha conosciuto l'immigrazione innanzitutto, e che il fenomeno dell'immigrazione, quindi del confronto anche diretto con altre culture, con altre religioni, con altre civiltà e quant'altro, è un fenomeno più recente, un fenomeno che è venuto in Italia, che ha comunque assunto di una certa dimensione. E poi con l'ultimo fenomeno, che è il fenomeno che è poi su tutte le pagine di tutti i giornali, solo l'altro ieri l'abbiamo letto tutti, e che è, i giovani italiani cominciano, forse più di prima, in quanto potesse accadere nel passato, cominciano a pensare nella loro dimensione di non giocarsi tutto in questo paese, ma di giocare in dimensione europea. E credo qualche passo in avanti da questo paese. Io sono un po' preoccupato, voi siete tre fratelli, tre sorelle, non so come siete in giro per il mondo, io ho due figli che cominciano a pensare di andare in giro per l'Europa, io che sono un italiotto, come si può dire, amando la famiglia, compagnia, sono un po' preoccupato di averli sparsi in giro per il mondo. Dico, queste tre, abbiamo voluto mettere queste tre dimensioni, anche con il fatto un po' al femminile, abbiamo invitato anche la nostra dirigente della Germania, che ha fatto la storia dell'immigrazione, che Luigi conosce bene, si chiama Teresa, voi potete la conoscere, Teresa Baron Kelly, perché poi ci mette anche il femminile dentro questo, ma non lo voglio fare io perché lo voglio fare il ministro femminista io, però perché ci pareva importante, come dire, confrontarci su un tema di questo tipo fuori dai meccanismi, come dire, semplicemente teorici, no? Sapendo che la cosa che penso io è che l'emigrazione e la mobilità in qualche modo non solo la cittadinanza provoca l'Europa, e
quindi provoca l'Europa a ritrovarsi una dimensione diversa, un senso diverso, una vision, sono cose ma l'immigrazione vuol dire provoca la cittadinanza, nella dimensione dell'appartenenza, nella più grande dimensione dell'appartenenza, dell'identità, e nella dimensione, come dire, dei diritti, delle tutele che ogni persona. E una, probabilmente una formula completamente differente da quella che noi abbiamo pensato in passato. Anche la cittadinanza subisce dei grandi cambiamenti, no? Non nella dimensione elettorale, ma nella dimensione squisitamente di diritti che ci sono all'interno di ogni paese. L'abbiamo voluto fare perché crediamo fondamentalmente, io credo che questa, che ci sia la necessità oggi di pensare a dei percorsi che sono fondamentalmente anche di carattere culturale, con i quali noi poter confrontare e poter fare anche della capacità di saper mettere un circuito, no? Anche le modalità con cui noi siamo presenti, di quale altri, come siamo presenti all'interno del mondo e sui diversi livelli nei diversi paesi. Perché io sono stato particolarmente, come dire, incuriosito dalle modalità con cui, insieme alle chiare, sì, 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 ci hanno spiegato della modalità con cui sono oggi, svolgono un luogo di fare per fare associazioni. E mi è venuto in mente una cosa, diciamo una cosa recentissima, ho la fortuna o comunque di fare un po' un'esperienza in Calabria con le Acri, e in terra di Calabria, dove l'associazionismo non è molto forte, dove tutti conosciamo questo motivo, il nostro sud, incrociare all'interno delle Acri una esperienza interessante di alcuni giovani che erano in giro per il mondo, in Italia, non solo, che a un certo punto si sono detti: ma no, sono tornati, si sono detti: ma come facciamo, tutti i calabresi, non dello stesso paese, ma di province anche diverse, come facciamo a mantenerci in contatto? E hanno inventato una forma per cui uno a Catanzaro, un paesino se non ricordo più, che fa un circolo, l'altro a Cosenza e l'altro a Reggio Calabria, hanno messo in circuito, si sono dati loro, indipendentemente dalle acque, dai dirigenti nazionali delle acque, no? E sono messi in rete formando una rete tra di loro, che è una rete associativa, che è una modalità differente. Dico questo perché ci sono, e voi la vostra esperienza va in questa direzione, delle esperienze, delle modalità anche innovative dal punto di vista del fare associazione, e quindi anche in qualche modo promuovere quello che è il nostro mestiere, no? Relazioni, promuovere luoghi di appartenenza, luoghi di identità, luoghi di valorizzazione della persona, luoghi di partecipazione, luoghi di discussione, far di fuori delle dimensioni tradizionali a cui noi eravamo abituati, del ciclo dei bellunesi piuttosto che di Lucani o di Emiliano Romagnoli, probabilmente molto più legati ad alcuni fenomeni o alcune modalità di fare associazione, sempre per come davanti, tanto per potersi dalla parte anche artistica o culturale o culinaria, del cibo e quant'altro, oppure assumono un grande aspetto. Io credo che questo in qualche modo c'entri anche con la modalità con la quale c'è la provocazione probabilmente alle generazioni, alla modalità con cui noi abbiamo pensato anche all'Europa, lo dico a Virgilio, no? All'Europa e di essere cittadini all'interno di questa Europa, no? E quindi che probabilmente sono delle forme completamente diverse, e che probabilmente, vuol dire, non bisogna pensare solo all'Europa nella dimensione, voglio dire, di un insieme di paesi, ma all'Europa come uno spazio aperto, considerando che poi c'è questa Europa è un'Europa in evoluzione, c'è quelli che stanno solo nell'euro, quelli del 27, quelli che ci vogliono entrare, quelli che sono a limitrofi all'Europa, per dire che veramente c'è la dimensione della cittadinanza che va oltre le squisite dimensioni territoriali di appartenenza dei singoli paesi, ma anche dei singoli ambiti che noi potremmo pensare in qualche modo di riferimento, che assume una dimensione completamente diversa, semmai dovessimo collegarla al tema della,
al tema dei diritti e alla quanto occorre ancora mettere in campo in Europa, se siamo cittadini europei, se ci dichiariamo cittadini europei, nella dimensione del fatto che ci sono in Europa, per esempio, sistemi di tutela previdenziale, sistemi di accesso al credito, sistemi assistenziali, sistemi sanitari che sono profondamente diversi fra di noi. Forse c'è una dimensione nuova, no? Della cittadinanza, no? Che dobbiamo in qualche modo sperimentare. Mi viene a dire questo come riflessione un po' dentro il quale si sta costruendo il nostro percorso, dicendo l'ultima cosa, che noi siamo, io condivido pienemente la riflessione che faceva Virgilio per quanto riguarda i percorsi da mettere in campo e le preoccupazioni che stanno dentro al nascere in paesi, non solo il nostro, ma in Francia, in Germania, in Grecia, no? Che possono produrre in questo anno dei fenomeni che possono far arretrare profondamente quei grandi conquisti che abbiamo avuto in questi anni, e che c'è la necessità, io credo, era anche la ragione per la quale abbiamo preso contatti con una rete Expo o quello che sta attorno, se mi consensi, che probabilmente c'è un ruolo che non mi pare la politica e i partiti oggi siano in grado di poter condurre più tanto, che compete a noi, sapendo però che c'è anche una nostra debolezza in Italia e probabilmente anche in Europa. Quindi c'è una esigenza di mettere in moto reti europee che siano in grado di, attraverso gli strumenti che in qualche modo possediamo, quella della raccolta delle firme per quanto riguarda l'ICE e quant'altro, per rimettere in moto una tensione, perché poi c'è una questione di una tensione culturale e politica, prima che si arrivi, no, a non poter più tornare indietro, e abbiamo un anno di tempo, lo diceva Virgilio, il prossimo un anno, il 25-26 di maggio, ci sono le elezioni europee, e c'è il rischio molto spesso che accade, oltre al fatto che c'era poca gente che potrà andare a votare, e che tendenzialmente si mette in Europa, permettendo i tempi, i trombati, no? E che c'è il rischio che possa andare in Europa, sì, vabbè, ti diamo il premio per andare in Europa, e che non c'è l'impegno, no, da parte dei partiti, far sì che, anche perché probabilmente a questo Europa qualche responsabilità ce l'ha, ma affronteremo un altro tema, e anche perché anche con Virgilio ci stavamo lavorando, il primo di luglio 2014, grazie, ma cominciamo il primo di gennaio nella Troica, volevo dire, no, l'Italia la presidenza europea, e credo che si debba in qualche modo anche preparare, per disporre, lo lasciamo al governo, lo lasciamo ai partiti questo compito, possiamo giocare noi un ruolo in alcune proposte, credo che questa idea, se potremmo lasciarla così, potremmo prenderla, la prenderei veramente, la proposta che faceva Virgilio, abbiamo accanto al fatto che abbiamo già una raccolta di firme su tanti temi della sostenibilità, della migrazione e quant'altro, prendere a tema della cittadinanza e costruire un percorso su questo, potrebbe essere interessante far sì che un mondo che appartiene a noi, che sta vicino a noi, possa far sentire la sua voce in questo percorso di avvicinamento al semestre italiano della presidenza europea e alle prossime elezioni europee. Questo mi pare di poter cogliere, e credo che possa essere un viaggio sul quale possiamo mettere insieme, e poi ovviamente chiudo ringraziando veramente di cuore Virgilio per l'antica amicizia che lui ha con gli altri, che è sempre presente con noi, quindi se si chiama, se una volta che ci vediamo, è Maria Chiara, ma anche per il contributo che ci hanno dato questa sera. Grazie e buona serata a tutti.